C'è stata pure una ripresa Skype con il sottosegretario Buituri. Quindi è un programma ricco, bene, il fatto di Masanori, cioè. Guarda chi viene, l'ex ministro della cultura, cioè casa che l'hanno sentita dalla cosa, io voglio fare il secolo nostro dei beni culturali, si è messo in allarme. Saluti, bentrovati. Non mi interessa. Avete i vostri ragazzi in contatto con il mondo giapponese? L'intervista è la professoressa di filosofia che è la proponente di questo incontro. La professoressa è perché? Buongiorno. Buongiorno. Antonino, mi presenti la... È un artista, è una professionista di pittura sciolto, si vede che è una professionista, non c'è bisogno che lo dica io. Diciamo lei ha, diciamo, penso che lavori da alcuni anni a Roma anche, quindi c'ha anche, ha sviluppato il tema dell'incontro, penso partendo dalla sua esperienza personale e dall'arricchimento che ha avuto probabilmente dal col contatto con l'Italia. E ci ha fatto questo dono prezioso oggi di essere qua a testimoniare, diciamo, il valore dell'incontro, valore che è un arricchimento non solo per lei, è un arricchimento anche per noi, e la ringraziamo per questo di essere al suo tempo. Dicendo questo dico quello che vorrebbero dire tutti. Vogliamo scandire il nome con più precisione. Hinako Kobayashi, forse bisognerebbe dire prima Kobayashi, perché loro dicono prima il cognome e poi il nome, no? Bayashi Minato, esatto. Sì. Maestra, ci raccontate qualcosa di voi? Sì, allora. Avete piacere innanzitutto di essere qui a Sorrento? Certo, io sono molto onorata di essere qui, avuto questa occasione di incontro di due città, due culture diverse. Io ho preparato questa opera di Shoto, tema di incontro, quindi cercato di prendere proverbio sia cinese e giapponese. Ogni opera c'è significativo e poi ho provato di fare di questo tema più possibile avvicinarsi di incontro. E poi molto particolare che ci ho provato. Messo mia opera nel quadro, in modo che tu utilizzare direttamente anche sta bene casa qui in Italia. E poi, molto importante una cosa, sì, normalmente caricature giapponese sul riso, sulla carta di riso, è molto sottile, assorbe molto inchiostro. Però in questo caso io sto qua, quindi ho usato carta di marchi. Molto duro, è stato duro di scrivere, però per capire caratteristica di carta anche è molto mio di scrivere, in più sono denso. Quindi ho cercato di anche capire e avvicinare due culture diverse, però sempre un po'. Volete illustrarci qualche una di queste opere, professoressa? Sì, questo è Hamashi in giapponese, significato è anima. L'anima. Quindi ognuno di questi quadri è un'opera d'arte. Sì. Anche semplicemente se si tratta di una scrittura, la diversificazione tra questa opera ed un'altra, qual è nel carattere della scrittura? Sì, è carattere di scrittura. Perché in questo caso è abbastanza forte e spessa, mentre invece in questo altro, andiamolo a vedere. Racconta. Allora, questo che cos'è? Questo è, come vedete, in giapponese il termo chiama allora scrittura, credo che sia anima, anche questo appena l'ha visto, quando lo scrittura, si chiama Kyosho, dal carattere di, diciamo, di come stampa ferro. Sì.
diventa arte, la scrittura diventa arte e nello stesso tempo l'artista gli conferisce l'anima. Sì, certamente. Perché lancia, sono dei messaggi, sono dei messaggi augurali, sì, degli inviti. Però io, grazie. Prego. La pittura calligrafica. Antonino, mi ricordo con precisione, lo scorso anno avevamo la signora che li disegnava nel Teatro Tasso. Aspetta. Sì, avremo anche un'altra artista quest'anno. Se vogliamo andare vicino al programma, li vedo, commentiamo assieme. Luca? No. La giornata di oggi prosegue nel pomeriggio, avremo delle maestre con due maestri giapponesi, il maestro giapponese Fujino Yutaka, che è un fisico, tra l'altro, è un professore universitario, un fisico che insegna all'università di Tokyo, proprio Aikido, e anche una collaboratrice, un'altra professoressa, Okabe Tonomi, che è anche un'insegnante sia di Aikido che di arte. E questo sempre qua nella scuola Tasso? No, nella scuola Tasso, ma nella nuova palestra di Aikido. E la dove nuova sta? Palestra di Aikido, che la cui cerimonia di inaugurazione sarà fatta in contatto. Molto bella, una cosa molto bella, perché si inaugurerà nel corso del festival una nuova palestra di Aikido. Bellissimo. E dove sta? L'inaugurazione ci sarà domani alle ore 12. Ho capito. Domani alle 12 sarà via degli Aranci 37. Ah, 37, sì. 37 è una palestra. Quindi l'inaugurazione è domani, però oggi già possiamo vedere. Fanno delle prove. Perfetto. C'è uno stage professionale, quindi per partecipare a questo stage uno deve essere dotato dell'assicurazione necessaria per gli esercizi ginnici. Antonino. La cosa continua lunedì. Continua lunedì con due altre iniziative molto interessanti, la presentazione del nuovo libro di Angela Armano, sì, che è in sintonia con tutto quello. Armano è qui, quindi potrai con lui direttamente, ma c'è anche una primizia, una traduzione del Makemono Ueshiba Kurie, che era della storia di Kumano, uno dei maestri che è stato attuato questa traduzione da due collaboratori, due professori dell'Università L'Oriente degli Studi, l'Orientale di Napoli, che saranno con lui, che presenteranno per la prima volta in Italia questo documento. Che è una ricerca, è un lavoro di... Sì, un documento che è stato reperito nella zona di Kumano, sì, che è stato tradotto. L'iniziativa continua con l'arrivo degli artisti proprio del festival, degli spettacoli del festival, con la consegna, benvenuto a questi artisti e con la consegna loro di questi diplomi di apprezzamento. E qua siamo nel Palazzo Comunale. Siamo nel Palazzo Comunale, sì. Mentre la giornata di martedì ci spostiamo al Correale. La giornata centrale. E avremo modo di accarezzare questo pezzo qua proprio, che viene dal nostro museo. Non sono tanti, tantissimi, però quei pochi che ci stanno sono di cultura Imari. 8 porcellane molto belle, che risalgono al primo periodo dei rapporti anche commerciali con l'Italia, quelli non formalizzati, sì, 1650, 1700, 1800, perché come hai notato, rapporti ufficiali tra l'Italia e il Giappone che si celebrano proprio quest'anno, e anche noi ci troviamo, 150. Risalgono all'agosto del 1866, quindi i rapporti ufficiali hanno questa storia. Non mancheranno i concerti, perché vedo che al Teatro Tasso... Noi faremo il catalogo, stiamo preparando i cataloghi
sia in lingua italiana che in lingua inglese che in lingua giapponese, quindi l'aiuto di una compagnia saraia, la compagnia che ha realizzato lei, la realizzerà lei la traduzione in giapponese e anche pagherà lei non il catalogo in italiano, lo paga il comune, però anche gli altri cataloghi, ed è la società che sta costituendo, la società il cui titolare proviene da Cumano, sta costituendo un'organizzazione che sarà impiantata a Sorrento, che si chiamerà Saraia Italia, con un ristorante specializzato di cucina giapponese. Bellissimo, quindi bellissimo. Il primo investimento, comprerà un immobile a Sorrento e farà un primo investimento, cioè un primo investimento giapponese a Sorrento. Quindi ci aggiorniamo a oggi pomeriggio, ti ringrazio, ti daremo ancora fastidio e svolgeremo insieme il programma. Fuori dal programma ti posso dire che c'è la chicca più grossa è che avremo questa premiazione fatta con l'Istituto del Quadro d'Arte di Sorrento, oltre agli spettacoli, e avremo con noi, tra noi sicuramente, stamattina abbiamo avuto la conferma, diciamo, in modo che possiamo fare il pick up all'aeroporto del professor Aoyagi Masanori, che è stato fino a qualche mese fa il commissioner per gli affari culturali del governo giapponese, in effetti il ministro della cultura giapponese. Infatti anche il nostro ministero, sapendo questa notizia, diciamo, in qualche modo parteciperà, allertati alla partecipazione. Okay. Benissimo, ci aggiorniamo.